Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni lunedì, di consueto, alle 14 siamo tornati su PES 2016 e siamo nei quarti di finale della Coppa d'Africa contro il Mali. Questo, ragazzi, ovviamente è il solito overall. Siamo favoriti e siamo alla posta d'avorio, con 70 di attacco il Mali, 82 noi, 74 di centrocampo, 78 noi e 65 loro, 72 noi di difesa. Classifica gol con Gedo dell'Egitto a 3 gol, seguono Gervinho e Dumbia della Costa d'Avorio a 2. Andiamo nelle formazioni. Ok ragazzi, eccoci giunti nelle formazioni. Io ho fatto qualche modifica, in avanti abbiamo sempre Gervinho e Boni, poi come esterno sinistro ho messo Kalou, a destra ho spostato Serei Dai, che prima stava a centrocampo ho messo, vabbè, Touré già stava, ho messo Tioté, poi ho terzino sinistro ho messo Boca, che è un overall più alto, e poi Diarra, Bertrand e Aurier in difesa e infine Barry in porta. Ragazzi, la formazione del Mali ovviamente non la conosco, ve la provo a leggere: con Vuarnet in avanti, poi Ancelin e Aurdin in difesa, scusate, trequartisti, poi Villaret e Wheeler come centrocampisti ale, Canovas come mediano, poi Ori, Deleuze, Nuel e Landro in difesa e infine Bordais, quindi penso che si legga Bordeaux, non lo so come cazzo si legge, in porta. Ok ragazzi, ora andiamo nel match. Eccoci qui giunti ragazzi. Mali, questo lavoro che sta per avere inizio. Ha visto lo scatto. Wilfred. Boni, rimane la palla lì, il tiro di Boni fuori di pochissimo. Subito vi... Ah no ragazzi, gol. Non me ne sono accorto. Pensavo che fosse fuori il gol. 1-0 per noi. Happy fail da parte mia, scusatemi. È gol. Ragazzi, convintissimo. Scusatemi per questa happy fail. Qui vediamo. Guardate, qui ha perso palla. Ho visto il tiro, ero convinto fosse fuori, invece in porta. Vedete, il rimbalzo mi ha fregato. 1-0 per noi. Ora Gervinho prova a togliersi il difensore da addosso. Poi pallone messo in mezzo. Ora lui, Wilfred, Boni, può arrivare, il tiro è respinto. Attenzione a Tioté, prova, il tiro, parata, salto del portiere. Attenzione al Mali, pericolosissimo, ancora il Mali, prova il tiro, parata del nostro portiere. Subito il Mali con la reazione, attenzione, pallone dentro, verso Wilfred, Boni esce il portiere. Attenzione, lancio lungo verso Gervinho, scatta, Gervinho scatta, ancora Gervinho, prova il tiro, gol, stavolta non c'è più fail. Me ne sono accorto subito, 2-0 per noi ragazzi. Gervinho, guardate che grande lancio. Ecco qui, con le modifiche che ho portato alla formazione sicuramente stiamo giocando meglio. Memory di ciò che è successo con la Guinea. Guardate qua, Gervinho difende benissimo palla, tiro sempre nello stesso angolo, 2-0 per noi. Gervinho, bello, Kalou, ancora dentro, lancio bellissimo per Boni, pallone bellissimo, il tiro fuori, questa volta è fuori di Boni, vicinissimi al 3-0. Rivediamo ragazzi. Guardate che pallone, perfetto. Guardate l'aggancio di Boni, bellissimo. Tiro, guardate di quanto è andato fuori. Di un nulla. Poi proviamo ancora bene palla. Ancora Gervinho, lancio dentro. Boni, sbagliatissimo colpo di testa. Attenzione ragazzi, calcio di punizione per i Mali dopo un fallo mio. E infatti è stato accomunito il colpo di testa. Spaziamo via palla, pericolosissimo il Mali. Qua, Yaya Touré sradica palla, Yaya. Ancora lui, nulla da fare. Attenzione qui, Gervinho, Boni, fermato, si ritrova il pallone lì, Wilfred Boni, fuori ancora di pochissimo. Sono qua, bello il recupero di palla, ottimo. Ancora Gervinho qui, Gervinho, pallone dentro, bellissimo, 1-2, stupendo, Wilfred Boni il tiro, difensore del Mali che compie un vero e proprio miracolo. Sono palla dentro, colpo di testa provato, ha messo fuori la palla. Allora, ancora noi ora, ancora un pallone che proviamo a mettere dentro, attenzione. Cross, colpo di testa, nulla, non è arrivato. Attenzione ancora, palla qui. Ancora Tioté, fermato. E finisce il primo tempo ragazzi. Un primo tempo dominato, giocato benissimo, 2-0 per noi. Andiamo a vedere come andrà il secondo tempo. Grande qua intervento di Kalou, che recupera palla, attenzione. Yaya Touré, Yaya, prova il tiro, Yaya Touré, il tiro fuori. Era una bordata ragazzi, fuori di pochissimo. Rivediamo il tutto.
Guardate, Yaya Touré gli ha fatto spazio. Tiote, guardate come ovviamente qua Gervinho invece. Poi ha chiamato palla. Guardate, quello Touré fende palla. E guardate che tiro, ragazzi. Una sassata di pochissimo fuori. Tenta la conclusione. Funziona il Mali, tiro. Primo tiro del Mali in questo secondo tempo. Se ne qua, lancio bellissimo dall'altra parte verso Bocca che è scattato. È stato bellissimo questo lancio, l'avevo visto dalla minimappa. Ancora Bocca allora. Pallone dentro, proviamo il tiro al volo. Fuori di pochissimo, cioè il tiro di prima. Rivediamo, tiro di prima, fuori di pochissimo. Prova ad entrare in aria, ma nulla da fare. Allora spaziamo via palla, subito lancio verso Gervinho. Guardate che velocità di Gervinho. Gervinho velocissimo, la può mettere dentro. Fermato l'ultimo secondo il pallone. Sono qui. Bellissima azione ancora di 1-2. Gervinho al tiro, al 3-0. Ma che azione! Che azione, ragazzi! 3-0, è giusto l'abbraccio con Calù. Che azione! Rivediamo il tutto, ragazzi. Allora, 1-2 qui a centrocampo. Passaggio, guardate qui. Gervinho, Calù. Guardate, stop e tunnel e Gervinho che da solo non sbaglia. 3-0 per noi. Sono qui il Mali. Attenzione al Mali ora, che prova subito una reazione cross al centro. Per fortuna non c'era nessuno, ragazzi. Palla centro. Cross dentro, Gervinho al volo. E poi c'è il gol, 4-0, ragazzi. 4-0, Wilfred Bonini. 4-0 per noi. Rivediamo qui, Serie Dai lasciato totalmente solo. Il Mali ha provato, non lo so, all'improvviso ad andare in avanti, ma viene subito punito. Guardate qui, grande tiro al volo di Wilfred Bonini e non di Gervinho. E poi respinta, e 4-0 per noi. Attenzione al Mali ora che prova ad avanzare. Ma si fermano tutti, non ho capito il perché. Poi c'è il tiro, parata del portiere, non era difficile. Attenzione dentro Gervinho, ha visto lo scatto di Calù che può tirare. Calù, quasi gol, bellissimo il tiro. Rivediamo ragazzi anche questo tiro qui. Guardate Calù, guardate come corre, sgaloppa Calù, grande tiro. Guardate la palla di pochissimo fuori. Attenzione al Mali che prova a invasire un'azione d'attacco. Il Mali non è dentro, c'è il gol del Mali. 4-1 alla fine, bel gol ragazzi. Rivediamo anche questo. Sono riusciti a sfruttare un'unica azione, perché ragazzi ormai siamo abbastanza rilassati, anche stanchi. Guardate qui, cross al centro, guardate che bello il tiro al volo, l'ha toccato il portiere ma non tanto per deviarla. 4-1. Attenzione qui, colpo di testa del Mali. E finisce qui la partita, 4-1 per noi. Ragazzi, partita dominata dall'inizio alla fine. L'unico gol che hanno fatto è veramente all'89esimo, se non ricordo male, per una nostra distrazione e perché c'eravamo ormai rilassati. Queste sono le statistiche, 14 tiri noi e solo 6 il Mali. Quindi vittoria meritatissima. Ok ragazzi, questo era il tabellone del torneo. Allora, abbiamo avuto Sudafrica-Tunisia. La Tunisia ha battuto 4-1 in Sudafrica, quindi è la prima semifinalista. Poi qui abbiamo noi con la Costa d'Avorio, che quindi affronteremo la Tunisia nella prossima semifinale. Poi dall'altra parte del tabellone c'è la Nigeria, che ha battuto il Senegal 1-0. E infine l'Egitto, che ha battuto il Camerun per 2-1. Quindi l'altra semifinale sarà Egitto-Camerun. Eccoci nella classifica gol ragazzi, con Gervinho è a 4 reti, quindi capocannoniere attuale del torneo. Boni a 3 gol, poi seguono altri tipo Barry della Tunisia, Gedo dell'Egitto, Doumbia della Costa d'Avorio che questa partita contro il Mali non l'ha giocata, quindi ferma 2 eccetera eccetera eccetera. Ok ragazzi, allora come vedete nella prossima partita affronteremo la Tunisia. Come sempre vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto questo video. Se volete commentare scrivendomi qualcosa a me farebbe piacere, quindi fatelo mi raccomando. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, condividete questo video. Qui sotto ragazzi come sempre trovate tutti i miei social network, quindi se non siete passati passate dalle mie pagine. Qui da Angelonero83 è tutto, ci vediamo lunedì prossimo alle 14 con un nuovo episodio di PES 2016 Coppa d'Africa. E ciao gamers!